Segnali dallo spazio profondo. Misteriosi cerchi nel grano. Messaggi nascosti nelle stesse strutture del nostro pianeta. Sin dall'alba dei tempi, gli umani hanno guardato il cielo e studiato la natura nel tentativo di capire qual è il loro posto nell'universo. Ma resta sempre una domanda. Siamo soli? In molti hanno visto degli UFO o degli extraterrestri, ma riuscire a comunicare con loro sarebbe la vera chiave per venire a conoscenza dei segreti della vita nell'universo. Alcuni credono che stiamo ricevendo messaggi extraterrestri da millenni. Evidenze recenti potrebbero rivelare segnali di vite aliene che cercano di comunicare con noi. Saranno ambasciatori di pace o signori della guerra? E noi siamo in grado di decifrarli? In questo episodio riveleremo quelli che potrebbero essere i messaggi alieni più devastanti per l'umanità. Alieni, nuove rivelazioni. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati. Quello che il governo americano voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Colorado Springs, Colorado, 1899. Nikola Tesla, uno dei pionieri della moderna elettricità, testa uno strumento che spera possa sfruttare l'energia di un fulmine durante una tempesta. Nel seguire la tempesta, la macchina riceve dei segnali radio per studiare più a fondo i modelli meteorologici. Improvvisamente, la macchina di Tesla riceve una strana serie di segnali. A quanto sembra, non sono più dei semplici segnali statici. Si sentono due voci che parlano uno strano linguaggio. Tesla descrive l'evento come il saluto di un pianeta a un altro. All'epoca dell'intercettazione di questo segnale, il mondo non era estraneo all'attività extraterrestre. Nel 1896 c'era stata una lunga serie di avvistamenti nell'area di Los Angeles. All'epoca il primo volo non c'era ancora stato e l'aeroporto di Los Angeles non esisteva. Non c'è spiegazione per ciò che possono aver visto volare in cielo. Si pensa che i segnali ricevuti dallo strumento di Nikola Tesla siano la prima registrazione di una comunicazione con un'intelligenza aliena nell'era delle macchine. Che Tesla abbia accidentalmente comunicato con gli alieni? Questi primi segnali pongono le basi per un'ossessione che da allora attanaglia l'umanità. Il più grande e complesso tentativo di comunicare con gli extraterrestri ha inizio negli anni 60. Il progetto SETI, finanziato dal governo americano fino al 1995. Dal radiotelescopio della base di Arecibo, Porto Rico, il SETI invia un segnale nello spazio fino a una distanza di 25.000 anni luce. Quando decidemmo di inviare un messaggio nei cieli, nella speranza di comunicare con una civiltà aliena, scegliemmo di farlo con un codice binario, perché è un linguaggio universale. Così, quando inviammo il messaggio di Arecibo, vi inserimmo dettagli sulla nostra posizione nell'universo, sulla struttura del nostro DNA e altre informazioni riguardanti l'umanità. Fu il messaggio più potente mai inviato. Oltre al messaggio di Arecibo, la NASA lancia quattro sonde che trasportano saluti terrestri, un'azione piuttosto inusuale per un ente che notoriamente esclude l'esistenza degli alieni. Poco tempo dopo vengono lanciati anche i Voyager 1 e 2, che trasportano dischi d'oro da 30 centimetri contenenti saluti nelle varie lingue della Terra e informazioni sugli umani. I messaggi sono stati inviati, ma gli esperti sono davvero pronti per una risposta? Dossier segreto. Il segnale wow. Ohio State University, 15 agosto 1977. Il SETI riceve una breve e scioccante raffica di onde radio alle ore 23:16. Il volume del segnale registrato è 30 volte superiore a quello dei normali segnali dallo spazio. Viene tracciato per 72 secondi, dopodiché sparisce. L'inaspettata raffica di suoni dallo spazio è un evento così raro che il messaggio viene siglato con l'esclamazione «Wow!» da uno dei tecnici al lavoro quel giorno. Il segnale «Wow!» viene liquidato come anomalia.
Il fatto che non si sia più verificato porta molti a credere che sia stato un semplice guasto tecnico o un errore umano. Ma evidenze recenti suggeriscono che è improbabile che si verifichi un segnale costante. La quantità di energia necessaria per emettere il segnale sarebbe immensa ed è per questo che il SETI invia nello spazio raffiche come il segnale WOW. Ma non ci sono stati più segnali da quello del 1977? O forse il SETI da allora è rimasto in contatto con forme di vita aliena? 20 anni dopo, il SETI scopre un altro segnale extraterrestre. Viene tracciato per più di 13 ore, finché non viene rilasciato un comunicato ufficiale secondo il quale si tratta del segnale di un satellite europeo. Ma è davvero così? Il dottor Steven Greer, illustre ufologo, sostiene il contrario. In un'intervista del 2006, Greer afferma: «Hanno ricevuto numerosi segnali extraterrestri. I segnali erano così tanti che i loro sistemi hanno subito disturbi esterni da parte di un'organizzazione umana che non voleva che quei segnali continuassero a essere ricevuti». Quale agenzia governativa potrebbe essere responsabile dell'insabbiamento di un messaggio da un mondo alieno? E che cosa potrebbe mai guadagnarci tenendone all'oscuro l'umanità? Comunicare con un'intelligenza aliena è diventata un'ossessione per molti ufologi. Rispondere alla domanda «Siamo soli nell'universo?» è di primaria importanza per la ricerca ufologica. Ma una risposta potrebbe essere già arrivata. Dossier segreto. La foresta di Rendlesham. Alle prime ore del mattino del 27 dicembre 1980, due soldati di guardia vedono delle luci insolite fuori dalla base aerea di Woodbridge. L'aviere John Burroughs e il sergente Jim Penniston vanno a indagare e nella foresta trovano un misterioso oggetto luminoso ricoperto di strani simboli. Tutto intorno a noi l'aria era carica di elettricità. La sentivamo sulla pelle e sui vestiti. In quel momento capii che non si trattava di un aereo, era un oggetto non identificato. Penniston allunga la mano per toccare i simboli impressi sulla superficie dell'oggetto. Una decisione che cambierà la sua vita per sempre. Ho passato la mano sopra quei simboli lungo tutta la superficie. Era liscia come il metallo, ma i simboli erano ruvidi. Ma uno dei simboli era decisamente più grande degli altri e così ho deciso di toccarlo. E dopo averlo fatto, c'è stato come un lampo di luce bianca che mi ha accecato. Ho iniziato a vedere degli uno e degli zero che lampeggiavano. Erano come dentro la mia mente. I due soldati fanno rapporto dell'accaduto e descrivono come l'UFO sia svanito nel cielo della notte. Qualche tempo dopo, Penniston trascrive i messaggi rimasti impressi nel suo cervello. I computer sono ancora ai primordi, all'epoca in cui Penniston riceve il messaggio. Passeranno anni prima che possa realizzare che gli uno e gli zero sono un comune linguaggio informatico che può essere decodificato, il codice binario. Nel 2012 ho ricevuto 6 pagine del taccuino di Jim Penniston, piene di uno e di zero. Mi è stato chiesto di verificare se vi era contenuto un messaggio. Dubitavo che avrei trovato qualcosa in quelle pagine, ma quando ho inserito i dati nel convertitore del mio computer, sono rimasto davvero sconvolto nello scoprire un breve messaggio. Una volta decodificato, il messaggio di Penniston dice «Esplorazione dell'umanità per continuo progresso planetario». Quando ho letto il messaggio ho sentito un brivido lungo la schiena. Non mi aspettavo di trovare qualcosa. Invece, ecco davanti a me un messaggio proveniente dagli alieni. Volevano comunicare con noi. Il messaggio contiene anche delle coordinate che indicano un punto a largo delle coste dell'Irlanda noto come High Brazil, il luogo di una leggendaria isola sprofondata simile al continente perduto di Atlantide. L'isola esiste ancora, ma giace a più di 600 metri sotto la superficie dell'oceano. Che Penniston abbia ricevuto un messaggio telepatico dall'oggetto alieno? E qual è il significato dell'isola sprofondata al largo delle coste dell'Irlanda? Gli esperti ancora oggi cercano di dare risposta a queste domande. Ma non tutti i messaggi provenienti da fonti extraterrestri sono criptici come quello di Rendlesham. Alcuni sono in bella mostra sotto gli occhi del mondo.
I cerchi nel grano affascinano gli esperti sin da quando sono stati avvistati negli anni 70. Alla fine del XX secolo sono stati rilevati più di 10.000 cerchi nel grano in 26 nazioni. Compaiono misteriosamente dal nulla e spesso presentano schemi e disegni molto complessi. Che cosa cercano di comunicarci questi schemi geometrici? La famosa cosmonauta russa Marina Popovic e le sue colleghe scienziate Victoria Popova e Lidia Andrianova credono di aver decodificato il messaggio dei cerchi nel grano. La loro interpretazione rivela l'agghiacciante avvertimento all'umanità di una catastrofe imminente. Sostengono che i cerchi parlino dell'impatto che l'uomo ha avuto sulla biosfera e degli effetti catastrofici dell'indebolimento del campo magnetico della Terra. Affermano che i cerchi possono dirci come poter scongiurare questo destino. Che i cerchi nel grano siano avvertimenti apocalittici? Tra poco, esiste una comunicazione bionivoca tra alieni e umani? E se è così, chi sta parlando per nostro conto? Alieni, nuove rivelazioni. I più sconcertanti segreti dell'universo. Quanti a Alieni, nuove rivelazioni. I messaggi captati dai radiotelescopi e gli allarmanti avvertimenti dei cerchi nel grano potrebbero essere segnali di vita aliena. Che gli alieni stiano cercando di comunicare con noi? E perché vengono da noi adesso? I progressi tecnologici fatti da geni come Nikola Tesla nel tardo 1800 sono stati solo l'inizio. Il nostro progresso scientifico prosegue a ritmi allarmanti, senza mostrare segni di rallentamento. Che gli extraterrestri siano preoccupati per il nostro progresso scientifico? E in questo caso, stanno forse cercando di prendere il controllo della vita umana? Quali potrebbero essere i loro piani a lungo termine per la Terra? La risposta potrebbe trovarsi in un'inquietante lista di regole incise su uno dei più misteriosi monumenti di pietra dell'America. Dossier segreto. Il Georgia Guidestones. Queste linee guida sono estremamente controverse e danno vita a curiosità e dibattiti che vanno ben oltre il nord-est della Georgia. Il monumento è stato creato da mani umane, ma è possibile che sia stato progettato con degli scopi alieni in mente? Nel 1979, uno sconosciuto, sotto lo pseudonimo di Christian, commissiona l'opera, che tuttora si trova in Georgia, 140 km a est di Atlanta. Incisi sulle enormi pietre ci sono dei messaggi per l'umanità. Fa che queste linee guida conducano a un'era della ragione. Molti dei messaggi invitano a vivere in armonia con la Terra e con gli altri, ma alcuni prospettano un'era della ragione basata su sinistre indicazioni. Guida saggiamente la riproduzione. Unisci l'umanità con una nuova lingua viva. Mantieni l'umanità sotto i 500 milioni, in perenne equilibrio con la natura. L'attuale popolazione della Terra è di oltre 7 miliardi. Che l'età della ragione inizi con un genocidio di massa per portare la popolazione della Terra a 500 milioni? Una prima considerazione riguardo a un'eventuale invasione della Terra da parte degli alieni è molto basilare. Se hai intenzione di invadere un luogo, perché mai vorresti distruggere il posto che vorresti conquistare? Non sarebbe affatto logico ridurre tutto in macerie usando bombe, raggi laser, bombe fotoniche o qualsiasi altro astruso tipo di arma in grado di spazzare via il pianeta. Che senso avrebbe? Se questo è il pianeta che vuoi, perché distruggerlo? Alcuni esperti ritengono che il modo migliore per sterminare grosse fette della popolazione mondiale sarebbe un'epidemia aliena. Basterebbe bombardare il pianeta in varie zone con meteoriti provenienti dallo spazio che si dissolverebbero entrando a contatto con l'atmosfera terrestre, rilasciando dei gas e dei frammenti letali che ucciderebbero grosse fette della popolazione. Così come Stonehenge, il Georgia Guidestones è allineato con le stelle. Che l'allineamento astrale delle pietre sia un messaggio alieno di avvertimento per l'umanità? Mentre molti esperti guardano all'universo in cerca di possibili messaggi di origine aliena,
alcuni scienziati scavano nel profondo della stessa struttura alla base della vita umana. In Kazakistan, dei ricercatori hanno decodificato quello che ritengono essere un messaggio integrato nel nostro stesso DNA. In un recente articolo online si legge che questi scienziati affermano che il DNA umano è strutturato in modo così preciso da rivelare un insieme di schemi aritmetici e ideografici di un linguaggio simbolico. Sono giunti così alla conclusione che gli umani potrebbero essere stati creati al di fuori del sistema solare. Definiscono questa scoperta come SETI biologico. Il codice matematico nel DNA umano non può essere spiegato dall'evoluzione. Siamo i viventi contenitori di una qualche sorta di messaggio alieno. Questo suggerisce che la struttura alla base della vita sulla Terra abbia avuto origine o sia stata progettata fuori dal sistema solare. L'ibridazione tra alieni e umani avviene quando un extraterrestre prende il DNA di un umano e in qualche modo riesce a farlo combaciare con il proprio per riprodursi, perché molti di questi esseri sono sterili. Che il pianeta Terra faccia parte di un più grande disegno galattico che sfugge all'attuale portata della comprensione scientifica? Abbiamo i testi sacri come la Bibbia, la Torah, il Corano e... In questi testi abbiamo rappresentazioni di cose ed eventi estremamente sovrannaturali, messi insieme a tutte le tradizioni culturali delle popolazioni indigene e delle grandi civiltà del passato, come quella dei Sumeri, abbiamo una continua documentazione di qualche sorta di contatto con lo spazio celeste, sin dagli albori dell'umanità. Gli umani ricevono messaggi dagli extraterrestri sin dalla notte dei tempi. Ma evidenze scioccanti suggeriscono quello che molti ufologi moderni avevano previsto. Un messaggio alieno che potrebbe essere il pezzo mancante del puzzle. Le recenti scoperte degli scienziati kazaki mostrano che la nostra struttura genetica sfugge a qualsiasi spiegazione naturale. Che lo stesso meccanismo biologico della nostra evoluzione sia soltanto uno schema progettato da una mano aliena? Secondo una teoria, i contatti tra umani ed extraterrestri sono iniziati quando gli extraterrestri hanno manipolato il DNA di 3 ominidi. E l'hanno manipolato così da creare una struttura per generare una razza di individui in grado di svolgere mansioni, usare utensili e usare un linguaggio. Ma se siamo stati progettati, è possibile che sia frutto di progettazione anche l'ambiente in cui viviamo? L'uomo è in parte macchina? O semplicemente viviamo in una macchina? Alcuni esperti credono che il nostro intero universo esista in una sorta di hard disk biologico e che la Terra e la vita su di essa non siano altro che un sofisticato software extraterrestre. Avete visto? Alieni, nuove rivelazioni. I più grandi segreti dell'universo.